Siamo qui a commemorare il 220° anniversario della Repubblica Napoletana del 1799, dove un eroe staitese si immolò per una causa importante, quella di sopravvivere e di combattere contro gli oppressori, che sarebbero i sanfedisti del cardinale Fabrizio Ruffo e i Borboni, ovviamente. Questa è una manifestazione molto importante, innanzitutto perché richiama la storia del nostro paese. Noi andiamo a raccontare la storia vera e propria di un uomo che è nato e vissuto a Staiti e che ha lottato per dei principi. Ed è una manifestazione per me molto importante perché andiamo ad individuare la figura dell'eroe, ovvero colui che sacrifica la propria vita per un principio, per un ideale alto, un qualcosa che oggi difficilmente si vede in giro. Il paese risponde sempre molto bene per quanto riguarda questo tipo di manifestazioni, anche perché devo dire che il personaggio in questione ha un legame con il territorio molto, molto ampio, in quanto ancora ci sono parecchi parenti e discendenti della sua famiglia. Di 28 anni che lascia tutto, la sua famiglia, i suoi averi, i suoi beni, una promettente carriera ecclesiastica, per andare a combattere per la libertà e la giustizia nel difendere la breve vita della Repubblica Napoletana. Un concittadino che ha rappresentato Staiti in un momento storico particolare e che ha dato tanto alla nostra cittadinanza. Francesco Martelli, preteroe della Repubblica Napoletana, un personaggio illustre di Staiti che dopo 220 anni viene riscoperto. Un ragazzo di 28 anni che lascia la sua terra, i suoi effetti, i suoi averi, una brillante carriera ecclesiastica per combattere per la libertà e la giustizia, per rappresentare la sua terra, i bisogni della sua terra che era sotto il dominio dei feudatari che li spremevano come un'arancia. Nella difesa del forte di Villena esortava le persone dicendo: bisogna morire liberi piuttosto che sopravvivere alla servitù. E insieme al Toscano e al Pontari diede fuoco alla polveria del forte gridando: muoia Sansone con tutti i filistei. E non posso che rallegrarmi per questa iniziativa, tenendo conto della importanza che questo benemerito sacerdote Francesco Martelli ha avuto nella storia d'Italia e soprattutto nella storia di Staiti, perché non è da tutti i comuni della nostra regione avere un personaggio che si sia distinto in occasione della Repubblica Napoletana del 1799. Mezz'ora tragica, vertiginosa, in cui calabresi e calabresi si afferrano, si sbrandellano e soffocando gli spasimi si crivellano di pugnalate. Raccolsero da terra uno stoppaccio ancora fumante e gridando, anelanti un ultimo "E viva la libertà!" ve lo gettarono dentro. L'esplosione fu istantanea e tremenda. Repubblicani e sanfedisti saltarono, sì, saltarono travolti fra le rovine di Villena. Nella difesa del forte di Villena esortava dicendo: bisogna morire liberi piuttosto che sopravvivere alla servitù. Ringrazio il sindaco di Staiti e tutta l'amministrazione per quello che hanno fatto. Grazie mille per tutti. Grazie, grazie. Sono una bella. La signora Carmela Martelli, che ringraziamo sentitamente e con grande affetto, rappresenta l'ultimo baluardo della famiglia di Francesco Martelli. Grazie, grazie. Grazie, grazie a tutti. Ecco, grazie a tutti.